Come capire se si ha l'HIV? In questo video di oggi io risponderò a tale quesito, visto e considerato che da più persone mi è stato posto, mi è stato rivolto. Ed eccomi qui per andare a togliere la curiosità, per andare a dare una risposta completa, ma al tempo stesso efficace, al dubbio o meglio al quesito in questione. Come capire se si ha l'HIV? A livello estetico si riesce a comprendere? C'è, diciamo così, un modo a livello estetico per capirlo oppure no? Ebbene, la risposta è semplicemente che a livello estetico non si può capire se una persona ha l'HIV, perché siamo tutti uguali dal punto di vista estetico, il virus in questione non va a creare diversità, difformità o disuguaglianze a livello estetico, ripeto, in chi purtroppo possiede questo virus qua. Quindi una persona che mi si appalesa davanti e per esempio avesse questo virus nel suo sangue, io non saprò mai se effettivamente è un sieropositivo. Quindi come si fa a capire se si ha l'HIV? Semplicemente andando a fare il test, l'analisi, un test di tipo anticorpale che va a verificare la presenza degli anticorpi in un organismo umano che vengono ad essere sviluppati nel momento in cui l'infezione inizia ad appalesarsi. Ciò significa, tradotto in parole povere, che se una persona sviluppa gli anticorpi contro l'HIV, è una persona malata di questo virus, di questo agente patogeno. Altrimenti, se non ha sviluppato gli anticorpi significa che è una persona che non ha il virus in questione. Per molte persone il virus non esiste, per molti negazionisti c'è l'ipotesi secondo cui è un virus inventato, in realtà il virus esiste ed è reale, vive ovviamente solo all'interno di liquidi biologici e non sulla pelle. Ciò significa che per trasmettere il virus in questione, un liquido biologico infettante dovrebbe entrare nell'organismo umano di un'altra persona. Ciò significa che se per esempio io avessi davanti a me una persona sieropositiva e io che sono per fortuna sieronegativa, quella persona sieropositiva per andare a infettare me, narratore italiano, dovrebbe andare a far gocciolare un po' di sangue suo in una mia ferita aperta, oppure dovrebbe andare a penetrarmi a livello sessuale eiaculandomi dentro, quindi facendo uscire fuori dal suo pene lo sperma che dovrebbe andare dentro di me. In questo caso qua, io molto probabilmente potrei prendere l'HIV. Questo è quanto. I liquidi biologici che trasmettono questo virus, quindi che veicolano, che trasportano il virus in questione, sono il sangue, lo sperma, liquido vaginale e latte materno. Questi quattro. Sperma, sangue, liquido vaginale e latte materno. Il sudore non trasmette il virus, la saliva nemmeno, le feci nemmeno. Spero di essere stato chiaro. E neanche, ovviamente, l'urina, neanche le lacrime, se non erro. Quindi, non c'è un modo per capire se una persona ha l'HIV oppure no dal punto di vista estetico, perché la persona sieropositiva è uguale a me a livello estetico. Per sapere se lo ha, basta andare a fare il test e
e si va a scoprire se una persona ha oppure no questo virus qua. Io, come detto già in tanti video, non ho questo virus, per fortuna, e ringrazio il buon Dio. Grazie, da narratore italiano è tutto. Spero, auspico, mi auguro di essere stato chiaro. Sono stato lungo, esteso, ma questo video serviva per fare in modo che le persone fugassero in loro ogni dubbio, ogni preoccupazione, ogni curiosità viscerale. Grazie ancora, un saluto e al prossimo video. Termino dicendo che non sono un infettivologo, non sono un medico, non sono un dottore. Sono un ragazzo, un uomo che trasmette il proprio sapere attraverso codesti video. Grazie.